GFVIP 7, urla all'esterno della casa Donna Maria, attento ai Tavassi, video. Giovedì 22 dicembre, Edoardo Donna Maria è stato protagonista di un episodio. Alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del grande fratello VIP 7 e hanno consigliato al giovane volto di forum di stare attento ad Edoardo Tavassi. Sui social, alcuni utenti sono convinti che Tavassi voglia mettere i bastoni tra le ruote ai Donnalisi, nome utilizzato dai fan di Donna Maria e Fiordelisi. Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria, Micolin Curvaia e Alberto De Pisi si trovavano in cortiletto quando hanno ascoltato delle urla provenire dall'esterno della casa. Nel dettaglio, alcune persone hanno cercato di attirare l'attenzione di Donna Maria, Edo. Stai attento a Tavassi. Probabilmente il messaggio all'indirizzo del 28enne romano è riferito al discorso fatto da Tavassi al suo amico qualche giorno fa. Edoardo aveva consigliato al suo amico di riflettere bene sul discorso di sua mamma, in cui le faceva capire che non lo vedeva sereno all'interno del programma. Ma qual è stata la reazione di Edoardo Donna Maria alle urla? Il diretto interessato con ironia ha affermato, frate. Stai attento perché se usciamo ti picchio. Il tutto si è svolto in clima assolutamente goliardico. Pochi istanti dopo la regia ha alzato il volume della musica, visto che i concorrenti del Grande Fratello VIP non possono affatto ricevere consigli provenienti dall'esterno della casa. Le urla all'indirizzo di Edoardo Donna Maria non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra. Come spesso accade in questi casi, il pensiero dei telespettatori è apparso piuttosto contrastante, da un lato c'è chi ha criticato il messaggio rivolto a Donna Maria, mentre dall'altro c'è chi ha condiviso l'avvertimento al giovane volto di forum. Su Twitter, un utente ha scritto, mi viene da ridere per come Donna Maria ha ironizzato sulla raccomandazione. Un utente invece crede che Donna Maria abbia messo in atto una strategia, Edoardo non mi convince per niente. Un altro telespettatore del reality show ha criticato chi ha fatto la raccomandazione, tu pensa come stanno queste che guardano il programma. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha criticato Micol per come abbia cercato di cambiare il messaggio. Nella casa, Tavassi ha cominciato a frequentare Micolin Curvaia, ex fiamma di Donna Maria. Per questo motivo alcuni fan del programma sono convinti che Micol stia influenzando Tavassi per farlo litigare con Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata di Donna Maria. Fino ad oggi, però, entrambe gli Edoardo hanno dimostrato di avere costruito un'amicizia solida. Mine caracterul meu de fier, că bai plaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.